Gran Gala dello Sport 2018 a Pescara, premiati questo pomeriggio presso la sala consiliare del Comune i migliori tecnici, migliori dirigenti, migliori atleti della stagione sportiva che si sta concludendo. Stella della serata, il pluricampione della pallavolo, il cubano Joel Despegne, l'assessore allo sport della Regione Abruzzo Silvio Paolucci e il presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro. Avviene in collaborazione con le federazioni, le associazioni, le società sportive, il CONI e grazie ovviamente alla legge 2 che la regione ha prima riformato e ovviamente finanziato. E chiaramente allora io le chiedo, assessore Paolucci, visto che c'è questa novità che è proprio di oggi, un sogno che apre il 2019. Ma intanto un sogno che diventa realtà è che le risorse per il 2019, il bilancio è stato approvato 2 ore fa in giunta, sono anche leggermente superiori a quelle del 2018. La programmazione del 2018 è stata straordinaria, quella del 2019 può fare anche qualcosina in più. Presidente Imbastaro, sono sempre momenti emozionanti, si premiano i migliori atleti, i migliori dirigenti del 2018, oggi a Pescara. Sì, è l'ultima premiazione che facciamo fra le 4 province abruzzesi. Come hai detto tu, è sempre un'emozione vedere tanti ragazzi, tanti giovani che si sono messi in evidenza nel corso della stagione 2018, che oggi diamo un piccolo riconoscimento nella speranza che possa essere da incentivo per continuare a sacrificarsi nel fare sport. Un sogno che ha lei per il 2019 che sta per arrivare da numero uno dello sport abruzzese? Sicuramente una maggiore diffusione dell'attività sportiva a livello scolastico. La speranza è che finalmente si possa avere l'attività motoria nella scuola elementare, perché è da lì che parte tutto, ampliando il più possibile la base di coloro che si approcciano all'attività motoria, sicuramente potremmo avere più ragazzi che si approcceranno poi allo sport.